Che depressione questo Milan, veramente, veramente basta. Un campionato così brutto quello di quest'anno, al di là dei meriti ineccepibili del Napoli, ma veramente il Milan da campione d'Italia in carica non ha mai realmente difeso il titolo. E su questo bisogna interrogarsi, su quello che è successo un po' l'anno scorso, dove in molti sostenevano ci sia stato una sorta di exploit, di miracolo del Milan, ma i numeri cominciano a essere veramente impietosi. Quella di oggi a Udine, una sconfitta netta, l'ennesima, che arriva dopo un altro passo falso, quello contro la Salernitana, veramente incredibile. Un po' sono anche da discutere le scelte di Pioli, perché a questo punto bisogna arrendersi all'evidenza che Leao in questo nuovo modulo ha perfettamente ragione il mio amico milanologo, fa troppa fatica, non è più solo una questione diciamo così di testa. Certo, questa richiesta extra per quanto riguarda il rinnovo di contratto lo sta penalizzando, come era abbastanza prevedibile che fosse, ma è chiaro che le cose non funzionano. Oggi c'era Ibra è rientrato al primo minuto dopo troppi giorni, 419 giorni per esattezza, ed è stato un Ibra praticamente irriconoscibile, al di là del rigore calciato, su cui anche la buona sorte ti ha aiutato, perché è stato fatto ripetere dall'arbitro a rigore di regolamento, giustamente. Poi in realtà bisogna dire la verità, il Milan è stato fortunato, perché non sempre vengono fatti rispettare questo genere di decisioni. Detto ciò, è chiaro che era una partita che si era messa anche bene a un certo punto quando Milan pareggia. Poi, se sei così fesso da farti fare gol subito al 50esimo di recupero, e allora c'è poco da fare. Tra l'altro oggi il Milan malissimo in difesa, andiamo a vedere i voti. Maignan non ha grosse colpe, ma diciamo così non fa miracoli, e da lui ci si aspetta sempre anche quel lato lì. Malissimo Ciao, veramente disastroso sul gol, soprattutto sul secondo gol, dove Beto di fatto lo anticipa e lo scarta come vuole. Molto male però anche Tomori, davvero fa molta fatica. Quello che regge meglio è Kalulu, che comunque ovviamente non è sufficiente, ma è molto negativa anche la cerniera di centrocampo, Benasser, Tomori, che non filtrano palloni, non riescono quasi mai a costruire. Meglio farà Krumic quando subentrerà nella ripresa. Male però anche gli esterni. Salmekers prova, va detto che ci prova, rispetto a Baloturé, che è inchiodato dietro con la paura di sbagliare, e non fa niente. Salmekers almeno ci prova, ma di fatto è troppo debolino. Poi bisogna parlare dei cambi, perché il Milan, come sempre lo abbiamo detto, ha dei cambi che non riescono ad essere all'altezza della situazione. Rebic ovviamente è un disastro totale quando entra, di Origi non c'è traccia, De Cutler comincia veramente a stancare anche come atteggiamento, e questo fa molto riflettere. È una depressione, dicevamo, perché il Milan si affida ad un 41enne come Ibra, ad un 37enne come Giroud, non ha alternative davanti, e questo è molto grave. Dietro appena manca una pedina, oggi mancava Theo Hernandez influenzato, si vede che sballa tutto. Sulla destra Salmekers non è certo un giocatore di livello, e bisogna essere anche onesti e dire che la stagione di Tonali non è sul livello dell'anno scorso, e sembra quasi rivedere il Tonali del primo anno al Milan, e questo fa un po' paura. L'Udinese vince con pieno merito, non ha rubato niente, grande prestazione degli uomini sottil, ma ripeto, quello che deve far preoccupare il tifoso del Milan oggi è che, nonostante un po' di fortuna, l'aiuto della buona sorte che ti danno un rigore, riesci a sbagliarlo, comunque te lo fanno ribattere, riesci a pareggiare, non puoi a livello mentale con la testa concedere subito il pareggio, anzi il gol del vantaggio nuovamente all'Udinese nell'ultimo dei minuti di recupero. Eravamo al 51esimo, e sinceramente lì capisci che il Milan non c'è quest'anno. Speriamo che in Champions la storia sia diversa, ma è chiaro che non è incoraggiante. Il Milan alla prossima Champions dovrà qualificarsi senza sperare di arrivare a Istanbul a vincere, perché sarebbe veramente forse troppo, però quantomeno di qualificarsi quarto. E in questo momento il Milan ha pochissime chance
visto come gioca e viste comunque le altre squadre, con un'Atalanta in ripresa, con una Lazio-Roma che comunque il loro quest'anno lo stanno facendo, con l'Inter secondo me già sicura di qualificarsi tra le prime quattro e con una Juve che ha ancora un punto di domanda. Come vedete la televisione dietro di me è spenta perché direi basta, questa sera faccio queste pagelle e vado a dormire perché non ho avuto abbastanza. Io quest'anno sto cominciando ad avere brutte sensazioni quando gioca il Milan in campionato, cioè non avere neanche il piacere, la voglia di assistere alla partita della tua squadra, comincia a essere un sintomo preoccupante. Credo non solo mio, ma di molti tifosi milanisti e spero veramente che in qualche modo si riesca ad invertire la rotta al più presto. Torniamo lunedì a calcissimo, domani detox totale, veramente mi guardo le altre partite, il derby di Roma che è una partita sempre affascinante, il derby d'Italia che è un'altra partita eccezionale, ma veramente bisogna cambiare registro in fretta. A lunedì!